Non è che si è oggi, oggi che è una gara a tempo non hanno messo il non hanno messo il 59-47 il risultato senza errori, allora vuol dire che va al comando proprio di per i propri team la Liguria e adesso per le è stato bravo perché tutti gli artisti se li ha aggiustati gli avvicinamenti, è stata veramente brava. 55-70 il risultato, un nuovo sorpasso per la Liguria di questa gara, con 55-70 va al comando proprio Franca Fagioli. E allora c'è alla partenza Giorgia Biedona Lustig di Vienna Veneto, la squadra del Veneto. Giorgia, 47 punti, 25, no, non ci stanno giù, no, stanno giù. Vabbè, dopo vediamo. Adesso tra poco ti affronto. Non ce ne frega. Questa era la vostra. Ho allargato un po' troppo, se andava più diretto, era la più facile pure. Nuovo sorpasso in questa parte animata della gara, un netto di 50 secondi e 0,6, e questa volta il sorpasso è notevole con uno i bambini invece dei cavalli. Esatto. Per questo momento di flusso, eccola là, la piccolina. Arriva sul flusso. Quello è giusto. Ho letto piccolo perché mi era facilmente scritto. La mamma della gruppa. Ci sono quel tempo di un po' difficile. Ieri ho fatto la prima parte, sulla seconda fase ho fatto la velocità, ma bisogna su tutto il percorso. Vediamo un po'. Con le 81 no, eccezionale che in questa prova Margherita Vracchi va a chiudere sotto i 50 secondi, veramente un missile. 49-83 per la precisione con Riccardo Torsello, Asterix e Filippo Costello. Facciamo 48. Devo dire la verità, mi basta pure 51. Non mi interessa 40, mi interessa domani. Basta fa 0. Durante 5 con il fondo sta facendo 0. Quattro risultati di Asterix e Filibuster in 59-39. Mattia Spina adesso, 36 punti per la concorrente. Michele! In gara per il Piemonte. Chiamata a Rocco, non c'è. Ma chiama il suo fuoco. Ma la chiamo io. Deve galoppare un po' di più. Continua.
Sì, c'è del cavallo. Deve scendere subito. Ora però, subito. No! Cioè, sì, 36 ore. Però va bene. Lenta, sì, sui 30. 36. Ci vuole la provata? Sì, ho detto che ora viene. E tu la mangi subito, fatti trovare su direttamente. No, no. Poi dobbiamo fare le cose di corsa, rispondiamo con le corsa. Sai, io non... Purtroppo ormai si serve un metro e mezzo, basta un mettere una barriera, quindi mi guardano per l'ultimo giorno. Zero risultato in 63-79 per la gara di Maku Dubeva. Ottavo posto in classifica provvisoria con questo risultato, adesso c'è per la squadra del Lazio Sara Colacci un Bambi. Anche perché dobbiamo fare il tempo veloce, perché se facciamo forza è meglio farlo veloce perché non sono più dei quattro. Oddio, beh, veramente, sì. Manico, dopo ne ho. Quando vuoi andare? Ormai sono spinti. Puoi mettere qui che qua ci sta posto. Si appoggi qua, lo fa anche il mio. Sì, sente quello sotto scala. Quanto quello stai facendo lì? Vieni, guardiamo ancora dopo. Ti riposi. Ti stendi e giochi con lui. Vuoi fare? Sì, vai, guarda qua, c'è la forza. Mettimi il coschino. Non me vado io, vai, ti metto qua con giù, vai. Stenditi un attimo, poi giù, ti metti questi qua sotto, perché sennò... Quattro. Mentre c'è Giuliana Gagli con Valerie Silver per la squadra della Sicilia. Questo personale 27 punti dopo la prima volta. Andiamo, anche io voglio dormire tanto, però sono grande, non c'è. C'è pure il cuscino. Guarda quanti cuscini fa. Oggi scatta. Metti con la testa qua e giochi con l'interno. Se poi ti stanchi, metti pausa, ti riposi un po', poi lo riposi. Io? C'è tempo. È davvero notevole, 51-19, 4 però quelle del signor. Ariano Rusconi per la squadra della Lombardia in gara insieme a Valle Sicuri Blue Lightning. Vogliamo ancora Ambrosetti? Quando è? Quasi uno. Ce la facciamo. Io sono 29. Guarda! Se mi dai la mano ce la facciamo. Però poi di qua bisogna andare su, però poi fermano un po'. Oh. Ma Angelica da quanto sta? Calma! Che chi l'aveva vista? Guarda! Dai, vieni! Porto da giù! Mi zero risultato, 53-45, Arianna con il visore classifica generale in questa seconda prova e noi abbiamo già pronta la prossima concorrente per la squadra della Campania. Angelica Santo Nicola Carniscetti.
Conclude anche molto molto bene il lungo tempo, 52-84 va nella parte alta della classifica per Vittoria Sarti e il modo più buono per la Liguria. Il risultato di Vittoria Sacchi con 52-66. Becca in gara per la squadra delle Marche. Sì, ciao. No,
io qua risultato importante per lei e anche per la squadra che rappresenta. E adesso c'è il prossimo binomio, Giorgia Carzetta per la Sardegna con Pinturicchio. Percorso è netto per Rinzi e Francesca Chianti, il tempo di 54 secondi e 01, la porta al sesto posto del suo personale, 34 punti dopo la prima prova. Il netto di Andrea Matteini, 57-73 il tempo. No, in primo.
fase. Sull'ultimo della prima fase. Tutto bene? Per la Sicilia. Quando c'è alla partenza il penultimo binomio, Gaia Moretti per la Lombardia, Smolla in Domingo, appena avremo l'ultimo risultato, quello dell'ultima concorrente, avremo anche l'attribuzione dei punti per l'individuale e anche i primi due punti di quest'oggi per le squadre. Edizione adesso. Non è singolo. Non so se stanno facendo la buona classe. Perché non c'è. Non vedo giuria.
Ma che scopo c'è? Ma deve andare così lento. Sì.